Eccoci. Ma tu non impari a suonare la chitarra per te stesso? Cioè, è raro. Chi impara a suonare la chitarra è perché di solito gli piace la compagnia, gli piace cantare insieme alle persone, vuole avere qualcosa in più. Quindi molto raro che uno inizi a suonare la chitarra perché ascolta, che ne so, quel chitarrista classico suonare, voglio farlo anch'io. È rarissimo. La maggior parte delle persone vivono un'esperienza. Questa esperienza è davvero bella, nel senso che è emozionante, con altre persone, cantano con qualcuno che suona la chitarra e da lì gli nasce la passione. Infatti la maggior parte dei miei iscritti hanno questa passione perché molte volte mi vedono suonare. Mi vedono suonare, cantare, mi vedono divertirmi, gli suscito delle emozioni e quindi vogliono imparare a suonare e si iscrivono per esempio ai corsi di chitarra. C'è chi invece, una piccola percentuale, si iscrive perché decide: io è da tantissimi anni che voglio imparare a suonare la chitarra per me stesso, voglio farlo per me, per nessun altro, e allora imparano a suonare per le loro motivazioni, per i loro valori che avevano magari 5 anni fa, 10 anni fa, e oggi è il momento di iniziare a suonare la chitarra. I problemi di chi inizia a suonare la chitarra principalmente sono il tempo, quindi non hai tempo per suonare perché lavori oppure studi, oppure sei universitario, oppure sei un adolescente, magari hai 16 anni, 18 anni. A qualsiasi età non hai mai tempo, ok? A meno, ho avuto studenti che avevano 60 anni, che avevano tempo, allora hanno deciso di iniziare a suonare la chitarra. Però principalmente o perché lavori o perché studi non hai mai tempo, ok? Quindi questo è il problema. Per questo poi scoprono me o scoprono i miei colleghi online, perché si mettono a cercare un tutorial e trovano persone che insegna i tutorial. Però il secondo problema di chi vuole imparare a suonare la chitarra è che non riescono ad imparare guardando tutorial, quindi non riescono ad imparare guardando video su YouTube perché è molto a caso, quindi persone che magari sono lì a guardare tutorial, alcuni non riescono proprio, cioè ci provano poi rinunciano, altri invece imparano qualche canzone male, magari con una ritmica base, con degli accordi semplici, e riescono però a suonare la chitarra, riescono a suonare quella canzone lì. Quindi sì, ci sta, molto figo a parer mio, anche perché io faccio tutorial per questo. Però poi per fare lo step successivo devi ovviamente fare un percorso, che sia fisico con un maestro oppure online. Diciamo che i tutorial alla chitarra servono, i video noi che creiamo, per dare quell'input, per far nascere la scintilla, per far creare la passione. E questo è l'importante, no? Infatti c'è chi, noi abbiamo centinaia di migliaia di iscritti tra i nostri canali di chitarra proprio per accendere la passione. C'è chi fa più podcast, c'è chi fa chitarra elettrica, chitarra acustica, io per esempio faccio chitarra acustica, ovviamente voce, quello che mi piace fare. Ognuno contribuisce a modo suo. Questo è interessante perché riusciamo tutti insieme, tutte le persone che, youtuber, no, che fanno video sulla chitarra, a trasmettere una passione, far incuriosire questa passione, per poi praticamente quasi tutti abbiamo i nostri percorsi professionali, diciamo, per imparare a suonare, no? Ognuno c'ha il suo metodo e la community in Italia ci sta. Quello che penso della community in Italia di chitarra è che è molto varia, sinceramente. Non siamo in tanti che siamo oltre i 100.000 iscritti, parliamo diciamo dei big, quindi over 100.000 iscritti. Io non ne ho tanti, ne ho 120.000, no? Mi sembra all'incirca. Però siamo vari. C'è chi è più improntato, lo vedi sempre con la chitarra elettrica. C'è chi, come me, chitarra e voce. C'è chi ha un'altra età, ok? E sono tutti laureati in conservatorio. Insomma, ci sono diverse competenze, diversi stili di chitarra. C'è chi ha la chitarra classica. Io, per esempio, come ho già detto, chitarra molto, moltissimo chitarra acustica, perché te la puoi portare in spiaggia, no? Il mio è il metodo da spiaggia per questo. È bello perché è varia e ognuno ha il suo brand, la sua caratteristica di youtuber, no? Quindi a me piace che ognuno si sceglie da chi farsi seguire, si sceglie da chi farsi ispirare e poi va avanti con questa passione. Il problema di chi invece entra in un corso di chitarra oppure inizia a farsi 5.000 tutorial online e poi non riesce, di solito sono per due motivi. Uno,
perché non ha costanza, quindi non riesce ad essere costante. E attenzione, perché per costante io intendo 3 giorni a settimana in cui ti metti lì un'oretta, 2 orette massimo, e sei lì, vai lì a provare i tuoi tutorial o se no segui il corso, le lezioni. La costanza, 2 orette, 1 ora ogni un giorno sì, 2 giorni no, quindi è molto facile. Di solito chi non riesce perché fa un giorno a settimana oppure un giorno ogni 2 settimane, la prende quando capita, ok? Invece quello che bisogna fare è ritagliarsi del tempo, decidere, metti su a calendario che, ma anche di sera, no? Alle 9 di sera suoni piano, ma ti fai quell'oretta di chitarra ogni 2-3 giorni, così è garantito che per arrivare a suonare le tue canzoni preferite, significa non diventare chissà chi, ma suonare quelle canzoncine che tu vuoi suonare, in pochi mesi o addirittura settimane, c'è chi ci riesce perché ha un po' più di talento, riesce, che è più portato, non talento, riesce a raggiungere i suoi obiettivi. No, ma il talento non esiste, cioè il talento ce l'ha 1 su 1 milione, ok? Quindi il talento non esiste, quello che esiste è che chi è più portato o chi è meno portato. Se sei meno portato devi esercitarti di più, ok? Ma anche Sheeran, ragazzi, cioè non era portato, si è esercitato, cantato ed è diventato, vabbè, mondiale, no? È diventato uno dei migliori. Cioè non devi diventare Sheeran, ma puoi esercitarti. Puoi esercitarti, puoi suonare, puoi imparare i tuoi accordi, imparare i tuoi ritmi, provare a cantare con la tua voce sopra le canzoni. Basta essere costanti, esercitarti e riesci. Chi invece è più portato ci riesce in poche settimane. Io ho persone, studenti che in poche settimane sono riusciti a suonare proprio le loro canzoni preferite. Cioè mi mandano i video con loro che suonano le loro canzoni. Io scioccato ovviamente dico, ragazzi siete dei grandi, ok? E ci sono altri che ci mettono 2, 3, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. È proprio un range che va proprio da 3 settimane riesco a suonare la mia canzone che ti ho chiesto, e in 6 mesi uno che riesce a suonare la sua canzone dopo 6 mesi. Dipende da chi è meno portato o chi è più portato. C'entra l'età, c'entra avere 16 anni, c'entra avere 30 anni, c'entra avere 50 anni, 70 anni. No, secondo me no, perché ognuno è diverso. Significa, certo, l'età, se sei un adolescente magari può aiutare un filino, no? Ma in verità io penso che ogni età abbia la sua, i suoi pro e i contro, ok? Hai meno concentrazione quando sei adolescente, magari invece quando over 25 anni sei più maturo e sai, puoi focalizzarti meglio. Poi ognuno è diverso nel senso che ognuno ha la sua, il suo modo di apprendere, no? C'è chi apprende in modo più veloce, basta che guardi una volta proprio visivamente un accordo, no? Un do maggiore, una settima, un ritmo universale e lo impari, ok? C'è chi ci mette più tempo, quindi qualsiasi età tu abbia, tu hai quella forza di apprendere magari maggiore rispetto ad un altro. Consigli per imparare velocemente, ok, scontato entrare in un corso, ma oltre al corso secondo me ci vuole una pianificazione, nel senso che uno dice ok, mi esercito 4 volte a settimana, ok, 1 o 2 ore, quello che sia, faccio 3 volte a settimana di apprendimento, ok, quindi guardo lezioni, apprendo nuovi accordi, apprendo nuovi ritmi. Quarto giorno a settimana è tutto di pratica, di test, quindi inizio a testare quella canzone secondariamente, ma anche fuori dai corsi, anche fuori dai tutorial, inizio a testare quel ritmo per conto mio, inizio a testare un'altra canzone con pochi accordi, inizio a cambiare gli accordi di quella canzone che già so suonare, magari li faccio con altri accordi, cambio giri di accordi, cambio ritmo, provo a riuscire a cantare questa canzone se prima non riuscivo a cantarla, ok? Deve essere quarta fase di test, primi 3 giorni per esempio schedulo invece di apprendere, quindi apprendere e essere lì a studiare proprio come suonare gli accordi alla mano sinistra, ritmicamente con la mano destra. Altro consiglio che posso dare è di non pensare al dolore alle dita, cioè il dolore alle dita è solo nella propria testa, col cacchio, non è nella propria testa, nel senso che il dolore alle dita esiste ovviamente quando uno inizia a suonare la chitarra, però il fatto è che se tu persisti, ok, hai il dolore alle dita, il giorno dopo se ce l'hai ancora non suoni, se tu continui a fare un giorno sì un giorno no per 2 o 3 settimane all'incirca poi ti abitui.
ti viene il calletto, ok? E da lì non senti più niente. È normale che all'inizio fa male. Okay? Se hai troppo male, ti eserciti sulla chitarra acustica, che ha le prime tre corde in nylon, sono più morbide, ok? Invece chitarra acustica ha le prime tre corde in acciaio, quindi è un po' più difficile, ti fa un po' più male, probabilmente a manico un po' più stretto, allora lì ti eserciti meglio magari con gli accordi. Devi decidere te, se lo puoi sopportare vai tranquillo, tranquilla, allora inizi dalla chitarra acustica, il mio consiglio, perché tanto si arriva sempre lì, è inutile girarci intorno. Altrimenti ti pigli una chitarra classica, vai un po' più, sei un po' più tranquillo e poi passi alla chitarra acustica. Però il dolore alle dita è il pane che ci serve per andare avanti, no? Per dire ok, stiamo faticando per andare avanti, ma passa a tutti, quindi nessuno deve aver paura di questo dolore alle dita, ai polpastrelli, che non ha senso. Allora, nessuno può non imparare a suonare la chitarra. Io per imparare a suonare la chitarra intendo quello che faccio io nel canale. Significa suonare con la mano destra i ritmi universali, ok? Con la mano sinistra, semplicemente gli accordi, e cantare le proprie canzoni preferite. Significa andarsi a cercare gli accordi, quindi avere un testo con sopra do, re, re minore, fa minore, do settima, quindi accordi principali, minori, maggiori e di settima, e di suonare le proprie canzoni preferite. Questo, proprio è quello che insegno io tra l'altro da 10 anni, significa secondo me suonare la chitarra al livello che la maggior parte delle persone vogliono raggiungere. E si può fare, tutti lo possono fare. Se non ci riesci, se non lo fai, è per tua volontà, perché non hai tempo, perché non hai voglia, perché hai altri cacchi per la testa. Ma di base tutti lo possono fare e entro tot mesi, che possono essere 2 mesi, 3 mesi, alcuni anche dopo poche, addirittura settimane, suonare già alcune delle loro canzoni preferite. Io è dal 2014 che ho creato il primo video alla chitarra sul canale. Perché? Perché ero ad un falò in spiaggia e ho fatto cantare tutti, mi è piaciuto talmente tanto nel 2014 che ho deciso di aprire questo canale e di insegnare alle altre persone che volevano, ok, suonare con 4 accordi 80 canzoni, perché io mi accorgevo quella sera al falò che continuavo a suonare gli stessi accordi, c'erano tantissime canzoni. Allora ho fatto quel video che è andato poi virale, no? Mi sembra ai tempi 200.000 views, se non mi ricordo, ma erano ai primi 2014, quindi immagina, no? 2015, così tante visualizzazioni, e per proprio trasmettere questa passione nel far cantare gli altri, divertirsi insieme, perché poi io quelle sere conoscevo anche persone, conoscevo tantissime persone, quindi mi piaceva tantissimo suonare la chitarra in quel modo, ok? Perché oltre a divertirsi insieme, riuscivi a conoscere anche persone, ragazzi, ragazze, era stupendo. Ed è quello che voglio trasmettere, infatti l'ho chiamato metodo da spiaggia, non a caso, ma perché nasce tutto da quel concept lì, ok? E infatti per questo che il metodo da spiaggia significa poca teoria, ma come se tu prendi una chitarra e vuoi suonare in spiaggia, quindi riuscire a suonare in spiaggia con accordi facili, ritmi facili e divertirsi cantando tutti insieme. Metodo da spiaggia, molto semplice. No, ma io vedo che proprio certe persone sono stupide dentro. Cioè, io vedo proprio, leggo i commenti sotto i video, no? Leggo alcuni, no? Alcuni video. Fai magari 3 accordi, non so, 10 canzoni, dici: ma tu non sai suonare. Tu non sai insegnare, non sai suonare, è inutile questo video. Ma inutile per chi? Per il motivo, per cosa? Se il mio obiettivo è trasmetterti una passione che ti permette di suonare con pochi accordi e pochi ritmi universali le tue canzoni preferite, partendo da zero, cioè tu non hai mai preso in mano una chitarra e vuoi suonare le tue canzoni preferite con pochi accordi, pochi ritmi e cantare, i video, lo scopo dei video sono questi. Non è lo scopo di video farti fare la solo figa dei Queen oppure farti diventare un maestro classico, cioè non è questo il canale, non me ne frega niente. Io voglio trasmettere la passione del metodo da spiaggia, cioè semplicemente di divertirsi ai falò, alle cene o anche da soli cantando le canzoni che magari escono, no? Diventano virali, come faccio io ogni settimana, ogni mese esce quella canzone, non vedo l'ora di suonarla, non vedo l'ora di impararla, per poi magari suonarla, che ne so, quando esco, oppure quando incontro qualcuno, a una ipotetica fidanzata, oppure a degli amici, ad una cena, dei figli. Ci sono tantissimi modi, cioè la chitarra è una passione fantastica, ma come il pianoforte, come lo sono altri strumenti. Ma quei commenti sono stupidi, non hanno assolutamente senso, cioè proprio no sense.
Le canzoni che consiglio di imparare all'inizio ovviamente sono canzoni che vanno minimo da 3 accordi, cioè se tu fai, impari, ci sono diverse canzoni da 3 accordi anche molto tattiche, nel senso che ci sono canzoni da 3 accordi che vanno di difficoltà crescente, ok? Alcune hanno gli stessi 3 accordi, esempio Mi, La, Re, ok? Ci sono diverse canzoni con questi 3 accordi, ci sono altre canzoni che ci sono sempre a 3 accordi ma con accordi diversi, per esempio Do, Sol, La minore, ok? E quindi riuscendo, imparando solo canzoni da 3 accordi ma con accordi diversi, riesci poi a progredire, come magari con una ritmica universale. Universale significa che è la stessa ritmica che puoi suonare più canzoni, ok? Questo è molto interessante, partendo da questo, da queste canzoni da 3 accordi, per poi aggiungere magari il quarto accordo. Quarto accordo ti si apre il mondo degli accordi, le canzoni da 4 accordi. Lì può essere anche un po' più complicato, perché lì le melodie sono più diverse, i ritmi possono essere diversi, i giri di accordi dei 4 accordi possono essere diversi, nel senso che in un giro di Do, Sol, La minore e Fa puoi cambiare giro magari 3 volte e possono uscire tantissime canzoni diverse. Lì inizi a diversificare le canzoni ancora di più. Quindi, come vedi, iniziando solo con canzoni da 3-4 accordi, come può essere Perfect di Ed Sheeran, Bella Ciao, La canzone del sole, sappiamo tutti, Rino Gaetano, le canzoni vecchie dei tempi, Celentano, Ligabue da 4 accordi. Veramente, partendo da questi artisti, inizi già subito a divertirti, quindi top, e inizi poi a migliorare la chitarra, quindi imparando queste canzoni da 3-4 accordi. La differenza delle 3 chitarre c'è, cioè, sostanziale, no? Nel senso, molti, con quale inizio? Ma è facile, cioè la chitarra acustica o classica, ok? Te la puoi portare in giro, cioè te la puoi portare in spiaggia, te la puoi portare dove vuoi, te la puoi portare ad una cena, te la puoi mettere in macchina, andare. La chitarra elettrica ha bisogno sempre dell'amplificatore, ok? Quindi, non sono per quel tipo di chitarra. Mi piace fare il rock, mi piace suonarmi Blink, i Sum 41, i Green Day, sì, gli AC/DC, quando è una volta ogni 1000 anni, perché io in questo canale mi piace cantare e suonare la chitarra acustica, ok? Molto facile, perché poi la prendo e me ne vado in macchina, me la porto dentro, come adesso poco fa sono andato spesso in Svizzera, me la portavo in macchina, andavo lì, suonavo, mi piaceva un sacco. Cioè, ragazzi, chitarra acustica è la chitarra acustica e la consiglio a tutti, perché ti fa veramente emozioni assurde. Poi ti prendi anche la chitarra elettrica dopo, quando vuoi. Devi isolarti tutto, perché i vicini ti sparano, perché ovviamente ti odieranno, però te la puoi avere. Io consiglio sostanziale chitarra acustica o chitarra classica, che fa sempre il suo effetto, cioè più bassi, però si inizia da quella. Cioè, ho visto altri corsi di chitarra che ci sono online, sia inglesi sia in Italia, e di alcuni posso dire che c'è più marketing contenuto. Cioè, il contenuto sì c'è, ma mi aspettavo molto meglio, ti posso dire la verità, soprattutto da persone che hanno studiato molto più di me, ok? Diciamola sinceramente, da una persona che so che ha studiato tantissimo ed è brava, veramente mi aspetto un altro tipo di insegnamento, un altro tipo di contenuto. Invece sono andato a guardare, sono riuscito a guardare semplicemente, no? E non era cosa, cioè dicevo, ok, ma veramente? Invece, ragazzi, chitarra digitale, quello che sentite è quello che è. Significa che le 20 ore, 21 ore di lezioni che ci sono nel corso, dalla A alla Z, sono quelle che sono. Quasi 1300 persone sono entrate, mai un rimborso, mai una lamentela. Sì, qualcuno che magari non era riuscito ad entrare, ma risolta subito su WhatsApp. Cioè, io di questa cosa sono fierissimo. Significa che il mio metodo di insegnamento funziona. E funziona perché mi mandano i video in cui suonano, in cui, adesso il nuovo corso che abbiamo lanciato, continuano a mandarci video in cui suonano, cantano, insomma. Non c'è paragone, non c'è storia. Ho visto dei corsi, soprattutto in inglese, pazzeschi, che mi piacciono un sacco, per diventare ancora più bravi, no? Per fare lo step successivo del suono e canto con la chitarra, ad andare ad un livello oltre, no?
a fare tecniche molto più complicate che ci vogliono di parecchi mesi per impararle, ma non è l'obiettivo né di questo canale né del corso Chitarra Digitale. Dovremmo farle più spesso queste interviste.